Racing Team ringrazia tantissimo il salumificio Bertoletti, che ha reso possibile il mini campionato della Psycho Day del mese di febbraio. Come potete vedere tra poco dalle immagini che seguiranno, i prodotti e le bontà delle campagne lodigiane che sono state messe in premio per la finale di questa sera. Andiamo a vedere dunque durante questa gara con le super formula chi si aggiudicherà il primo premio, ma anche chi sarà al secondo e al terzo posto. Intanto vi ricordo di visitare il sito salumificiobertoletti.com. Grazie ancora da Psycho Racing Team. Godetevi la gara! Buonasera a tutti gli amici dello Psycho Racing Team, eccoci qui, finale del campionato Psycho Day. Questa sera qui con noi c'è il Nico con me in cabina regia. Ciao Nico, ovvero Nico Biagion, capo team del team Motorsport Italia. Ma cosa principale, qui con noi in cabina regia, in fianco a me, Mattia Bertoletti, lo sponsor del campionato di questa sera. A te Mattia. Buonasera a tutti. Ciao Nico, è un piacere essere partecipare a questo evento. Nico, ci sei? È un po' ciao, timido Mattia, certo, per lui eccomi qua, eccomi qua. È la prima volta. È un piacere averti qui questa sera. Ciao Max, io e te ci vediamo un po' più spesso. Io e te sì. Intanto qui abbiamo già Orso. Ciao Orso, ciao, ti saluto anche te Nico Orso e anche la nostra super mega Ginger, ciao Ginger. Bene, eccoci qua. Allora Mattia, tu hai provato qualche giro prima, che ne dici? Molto bello, molto realistico, impegnativo. è così. Allora ragazzi, siccome io avevo detto ai piloti che alle 9:15 startavamo le qualifiche, Nico, io direi di così, senza avvertire, vai, dimmi. È perché ho visto un attimino il Lulona che forse è crashato in questo momento, abbandonato la stanza. Quindi attendiamo il suo rientro e poi dopo, ovviamente, come dici tu, facciamo partire immediatamente queste qualifiche. Perfetto. Intanto vedo i ragazzi che sono già in pista, stanno già iniziando a riscaldare i motori e le loro gomme e provare appunto a già dettare il loro passo per quello che riguarda in questo circuito. Quindi abbiamo le qualifiche e poi i ragazzi si vedranno affrontare 5 circuiti diversi in 5 gare completamente diverse, quindi regnerà chi vincerà la costanza da qui a fine gare. Esatto Nico, la cosa che mi pesa un pochino è che non posso essere psicopatico stasera, perché sei tu il re del controller. Non iniziare a scaricare la responsabilità adesso su di me, mi raccomando. Io l'altra sera ho detto, è colpa di Nico che mi lancia tutte queste cose. Beh, intanto iniziamo a dire 4 dati. Questa sera, Mattia, forse adesso li vedrai in pista. Il primo posto, primo e secondo posto, se lo giocano Ippi e Dav, PRT Ippi, PRT Dav 74, che hanno 15 punti di differenza in totale. Al momento abbiamo in testa IP con 475 punti, DAV 74 segue con 460 e poi abbiamo la lotta anche per il terzo e quarto posto tra Tizia e Eric. Ne vedremo delle belle stasera. Assolutamente sì, ne vedremo delle belle, caro il mio Max e Mattia, ma sono anche curioso di vedere se gli altri che sono gli inseguitori, diciamo, dei primi due, se così li vogliamo chiamare, dei due contendenti al titolo, sì. Sono curioso se i due si mettono in mezzo
o se li lasciano battagliare tra di loro, soprattutto se i due riusciranno a prevalere per tutta questa sera, perché non è detto che avranno vita facile perché gli altri sono dietro di classifica. No, guarda, secondo me questa sera hanno sfoderato le sciabole alla grande, anche perché qualcuno, quando, come domenica sera, ho annunciato Psycho Denny martedì Super Formula, so che qualcuno ha girato in questi giorni sulle varie piste per sentirsi un po' pronti. Certo, immagino, nessuno vuole rimanere dietro, ognuno vuole dare il 100%, soprattutto in questa sera che è la gran finale, quindi voglio dire, sicuramente vedremo delle belle e ovviamente corrette battaglie. Sì, intanto Mattia, visto che stiamo aspettando che arrivino ancora due piloti, uno dovrebbe arrivare a momenti e l'altro sembra... ...dovrebbe che arrivi anche lui... Parlaci un po' di essere un lumificio. E niente, la nostra realtà è più da 50 anni che è stata fondata da mio padre. Ci occupiamo della macellazione e della produzione di salumi artigianali e lavoriamo prettamente scegliendo la qualità. E beh, tu Nico ancora non mi hai visto, ma se vedi le mie forme capisci che la qualità c'è. Beh, cioè, ci sarà anche la sostanza a quel punto. Certo. Nico, io fai partire le qualifiche. Ma oh, che vada, okay. Poi partono, e se arrivano per la gara, partono come classico in coda. Guarda, ti interrompo due secondi perché vedo in questo momento che sta entrando Lulona. Quindi Lulona è in, quindi gli diamo il tempo ovviamente materiale di poter prendere l'auto, fare il pieno di benzina e scendere in pista. Beh, allora intanto Nico, vai su DAV, facciamo un giro on board come solo tu sai fare, vai. Allora andiamo su DAV, che in questo circuito facciamo una premessa intanto che le qualifiche saranno molto molto serrate, infatti noi adesso in questo momento vediamo tra DAV e IP, ragazzi, solo 18 millesimi di secondo, un battito di ciglio è a più di stacco, quindi abbiamo un circuito dove rimaniamo per circa il, questo circuito si rimane per circa il 78-79% di tutta la sua lunghezza in full gas, quindi veramente la differenza la farà sia la strategia, cioè la strategia, la traiettoria che useranno i ragazzi, ma soprattutto l'osare, quell'osare un po' di più in due tre curve farà sicuramente la differenza. In questo momento quindi andiamo su DAV che sta facendo il curvone a sinistra, qui full gas, bisogna stare tutti uscire gradualmente a destra, andare praticamente dove c'è il...
il puretto, e questa è una di quelle cose al 90 gradi, alcuni ti dicevo che fa la differenza. Esatto.